Torquato Accetto nacque a Trani nel 1590 e fu un filosofo e scrittore italiano. Ci sono pervenuti alcuni cenni sulla sua biografia grazie a dei documenti di archivi civici pugliesi. Fu a lungo un segretario dei duchi Carafa di Andria, soggiornò anche a Roma nel 1626, alla morte di Fabrizio Carafa. Fu parte attiva dell'Accademia degli Oziosi, fondata nel 1611 da Giambattista Manso. Scrisse varie rime, ma la sua opera principale rimane della Dissimulazione onesta, nata nel contesto della dominazione spagnola in Italia. Questo saggio fu pubblicato nel 1614, ma fu presto dimenticato. Venne riscoperto però nel XX secolo da Benedetto Croce e in seguito fu anche pubblicato. Il saggio fa parte della trattatistica morale che si sviluppa in Italia per tutto il 500 e il 600. In questo periodo la corte ha cessato di essere un luogo mitico e splendido per diventare sinonimo di servitù e luogo in cui trionfano le rivalità e le gelosie più meschine. È questo l'orizzonte teorico e morale in cui si colloca il trattato della dissimulazione onesta. Così Torquato Accetto si propone lo scopo di unire la pratica del mascheramento e della dissimulazione a quella dell'onestà e della virtù. Il cortigiano, dovendo sopportare l'oppressione dei potenti, deve attuare una strategia difensiva che si ispira alla ragione e alla prudenza, imparare a portare una maschera e dunque a dissimulare. Per questo la dissimulazione non è considerata una menzogna, in quanto si limita a nascondere, non afferma il falso. Per sopravvivere bisogna infatti unire la pratica del mascheramento e della dissimulazione a quella dell'onestà e della virtù. Nel 19° capitolo di quest'opera si affronta la tematica politica. Spesso i cortigiani sono costretti a vivere sottoposti a principi ingiusti o a tiranni e per questo occorre praticare la dissimulazione. A questo proposito Accetto cita Tacito per fare riferimento a Machiavelli e ai principi contemporanei, in quanto la censura della Controriforma rendeva impossibile la comunicazione di determinati concetti. Per preservare i propri beni, sia quelli materiali sia quelli dell'animo, bisogna accorrere alla dissimulazione, che spesso è considerata una virtù superiore alla virtù stessa. Tuttavia, questa pratica non deve realizzarsi attraverso la menzogna, poiché si tratterebbe di una simulazione, non più di dissimulazione. Accetto riteneva che per sopravvivere alla vita quotidiana delle corti bisognasse praticare la dissimulazione in modo da salvare i giusti valori. Proprio la morale laica, parziale, relativa e priva di fondamenti denuncia l'attualità di Torquato Accetto. Egli infatti sottolinea la positività della maschera, non come menzogna, bensì come strumento per raggiungere la serenità, per sfuggire alle invidie e alle gelosie altrui. Tuttavia, la dissimulazione è affidata solo alla ragione dell'uomo. Deve essere egli stesso a saperne farne buon uso senza cadere nella simulazione, quindi nella menzogna. Perciò essa diviene anche un rischio che tutti possono utilizzare a loro piacimento, dimenticando la vera realtà dell'essere. Inoltre, vi è una forte contraddizione tra la necessità di dissimulare e quella di coinvolgere altri, suscitando un vivo scambio di idee. Infatti, dissimulando, né possiamo esprimere realmente le nostre idee e convinzioni, né possiamo confrontarci con altri individui.